Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui con l'81esima puntata della serie Midwest in compagnia di Chris. Ciao a tutti. Marco03. Ciao a tutti. E Chong. Ciao, ciao a tutti. Dunque, fight la con Michelobo. Allora, stiamo andando, è dicembre, siamo tornati dalla Francia, ho fatto un bel po' di lavori, si è ingrossato il portafoglio e oggi continueremo anche a farlo espandere, perché adesso Chris andrà a vendere un po' di barbabietole che sono stoccate nei silos e porteremo altri due o tre rimorchi di barbabietole al zuccherificio, in modo che quando ritornerà Mostrina, che adesso è via, gli porteremo un bel po' di zucchero e così non può più lamentarsi. Andiamo a ripulire tutto il vigneto, in teoria dovrebbe essere periodo, adesso andiamo a vedere, non è neanche andato a vedere se siamo al periodo giusto. Dicembre, dobbiamo vedere la crescita, ma la raccolta l'abbiamo effettuata, quindi siamo a posto. Una volta che abbiamo rimosso tutti i rametti e le foglie dal vigneto, in teoria possiamo passare con il trinciastocchi sul fondo e arieggiare anche il terreno del vigneto. Se Mosterina non è in casa, ma vabbè, insomma, lavoriamo lo stesso. Dunque. Allora, espandiamo. Sì, bene. Allora, come vedete, qui è un po' idraulico, quindi la distanza dal centro, diciamo, il centro lo mantiene sempre entro un certo limite, ovviamente. E così andiamo a rimuovere. Dovremmo impostare un po' la GPS per... Così andiamo a rimuovere tutte le foglie e tutti i rametti secchi. Diciamo, viene effettuata una potatura automatica là del vigneto. In teoria da adesso dovremmo poter passare, perché la scorsa volta avevamo provato ma alla fine non era andato a buon fine. Dovremmo poter passare appunto l'arieggiatore. Vabbè, sì, un po' di erba è stata, l'avevamo rimossa. Vabbè, dai, dopo vedremo così. Abbiamo 460-490 mila litri di barbabietole da gestire in tre rimorchi a zuccherificio, resto in vendita per racimolare qualche gruzzoletto da andare a finire di pagare la trebbia a Chong e eventualmente poi, se ci resta dell'altro, fare qualche acquisto. Bisogna ingrandire un po' la proprietà terriera assolutamente, perché altrimenti non si va avanti, e poi proseguire con qualche acquisto, qualche macchina, qualche attrezzatura un po' più grande. Inoltre, sotto consiglio di qualcuno che nei commenti c'è scritto: Marco, guarda che ti devi far pagare, devi stare attento perché qui hai solo 20.000 euro. E effettivamente, allora, la questione diciamo delle stagioni, della season, rallenta tantissimo la serie, come abbiamo già potuto vedere in tempi passati. E quindi potete capire che season più tutta la serie di inconvenienti del nuovo gioco, ecco che si fa sempre più fatica andare a fare veramente
i soldi, come proprio si vuol dire. Comunque abbiamo adottato un sistema di fatturazione che quindi appunto ci permetterà di rilasciare vere e proprie fatture. Poi lo vedremo casomai in un secondo momento. Vere e proprie fatture, in modo che abbiamo modo di tenere traccia effettivamente di soldi che andiamo a guadagnare o a spendere, o quindi per pagare, e anche un po' di rientro effettivo, carta proprio, che dice tac, devo mandare a Mostrina 100.000 euro di lavorazione e quindi resta. Comunque dai, dopo vedremo, perché ho detto anche a Chong di mandarmi la fattura della Trebbia da finire di pagare. Adesso vediamo, ha detto che si adeguerà anche lui a queste nuove forme del 4.0, quindi tutto rilegato a quello sostanzialmente. Andiamo avanti qui con i vigneti, e appena poi Chris sarà pronto per vendere tutta l'uva, riprenderemo per vedere un po' di soldi arrivare. Ultimo filare qua di uva, e poi abbiamo anche concluso questa rimozione, defoliazione diciamo delle nostre viselle. Nel frattempo sono arrivati ben 250.000 euro dalle vendite di barbabietole, e in teoria dovrebbe essere state vendute anche un po' di patate, se non erro. Quindi abbiamo un po' recuperato, diciamo, qua qualche un po' di budget. Ora che abbiamo finito questa lavorazione, come vi dicevo prima, che con il 4.0 ormai di New Technologies sono state aggiunte appunto queste introdotte, queste aggiunte di tecnologia, ebbene fatturare subito a Mostrina, e in modo che da non tralasciare lavorazioni e quindi rischiare di perdere soldi. Perciò andiamo subito a vedere. Allora vediamo di fare new invoice, selezioniamo la farm che è scorza del pomodoro, ok, selezioniamo, allora dov'è? Defoliazione viselle, ok, per un campo, allora orco il numero del campo non ho guardato, prego regia, il numero del campo delle viselle di Mostrina 15, 17. 16, 17, 13 e 14. Mamma mia santissima. Allora 13. Allora 14. Bisogna fare l'aggiunta ogni volta. Sì. Allora 13. Sempre defoliazioni di vigilanza. Allora, 13. Aggiungi solamente i campi, Marco. 14. 13, 14, 15, 13, 14, 17, 17, 16, 17, 17, 16 e 15, 16 e 15, vabbè, ok, abbiamo quindi 0,21 ettari, 0,22 ettari, 0,27 ettari, 0,25 ettari e 0,25 ettari. 25, 25, 50, altri 5, 5, un ettaro e due, ma poca roba. Aggiungiamo, direi, costi addizionali. Certo. Per trasporto, un deperimento macchina. Aspetta Marco, c'è anche, ho visto, la voce guidare. La voce guidare? Sì. Aspetta che verifichiamo. È un po' più sopra costi addizionali. Allora, costituzionale, consegnare, guidare. Vabbè, fa parte del tragitto, insomma, fa parte dei costi addizionali. Guidare sarebbe proprio
se uno deve fare trasporti va in strada forse o no. Eh sì, quello lì sì. Sì, adesso insomma costi addizionali 100 euro fa parte della lavorazione, sono 525 euro. Se pensate che in mezz'oretta abbiamo fatto tutto quanto, insomma prendere 525 euro in mezz'ora di lavoro non è male, non è male. Vabbè, facciamo create invoice e automaticamente vedete, vabbè, questa qui era già stata pagata, avevamo fatto una prova, mentre quest'altra un paio, nel senso che non è stata pagata da scorsi pomodoro. Quindi da qui riusciamo a tenere traccia dei vari lavori che effettuiamo e in modo corretto, quindi senza sovrapprezzi, senza, perché comunque sono prezzi di listino generati da un ente specifico, e quindi insomma nessuno può dire che imbrogliamo, che prendiamo troppi soldi, troppi pochi. Torniamo in farm, ma nel ritorno passiamo al Chong per saldare appunto debiti, dato che siamo andati in Francia, abbiamo guadagnato qualcosina, quindi andiamo a concludere questi debiti lasciati in sospeso. Oh, siamo qui da Chong. Oh, piano, quello tu fa dal casino, palma. Vai là. Oh, Allora, vada tutto sporco. ah, ho appena finito di lavorare, eh. Sì, dovresti per mezzi sporchi, sapella io. Guarda qua che attrezzature mortali. Aia, fatto male. Sono sbaglio il dito. Aia. Ti ho detto non toccare. Ah, ma io sei la colosa. Ascolta, siamo a Ah sì, posto? fattura. No, fattura di Telepia. Eh, Avanzare la colla a 100.000 euro. Avete avuto da fare questi mesi, quindi dovesse. No, ce l'è stato qua. questi mesi, è passato 7 settimane, insomma. Ah sì? Avete fatto tante cose in Nilo. Allora, aspetta, mi hai mandato fattura, no? Certo, mi ha dato appena arrivato qua. Adesso Cioè, tipo qualche minuto fa, se l'è appena no. tornato. Deve ancora arrivare adesso la fattura. Dove l'hai mandato adesso la fattura? Controlla che l'indirizzo deve aver mandato bene. Avete fatto qua sul coso tuo FBargo 95? Adesso qua col 4.0 bisogna aggiornarsi, adesso tutto fattura, tutto GPS, ore del lavoro contate, ettari al centimetro quadrato, più come una volta fa presso fattaio, la 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 e via. Fatto. Oh, ecco, avete fatto adesso. Oh, guardate, sì. Oh sì, c'è un export di 100.000. Certo, io avevo ancora qualche problemino con questa cosa qua. Va bene, guarda, fumo così e siamo a posto. Oh, che bello, finalmente avere soldi giusti, no, solita tua fregatura. Su qua con 4.0 Tu non sarà. fregare, beh. Ma farò anch'io adesso, faccio anch'io le fatture adesso. Metto in conto anch'io ogni spostamento, movimento, mezzo. Poi io vendo le te cose, prestare le cose. Dove sono le macchinelle per cavare le vitole? Qua, questo qua. Ah, no, tu non fregare, mettere questo, vedere tutto sporco. Per le Dove patate? non ricordo se la patata o obiettore. Questo è per le patate? Dovete fare ancora la fattura per l'utilizzo. No, ma questo era antecedente il 4.0, quindi è già stato pagato. Flegato, tu vuole dire? No, è già stato pagato tutto come gli accordi che avevamo preso antecedenti il 4.0. E avete capito, sì, tu avete fregato, tu adesso fregale te, quindi. Bene. Ci Torno a fare vediamo. cose. Oh, ciao. Ok. Andiamo, voleva fare il furbo lui qua. Andiamo in farm, vediamo se c'è
qualche animale da sistemare, da mettere a punto, e altrimenti mandiamo avanti un po' il tempo e proseguiamo con le varie lavorazioni. Abbiamo tutti i campi da lavorare, in fin fine. Dunque siamo qui dalle vacche, manca solamente un po' d'erba, quindi intanto vediamo di prendere un ballone qua di erba e portiamo. Vediamo questo ballone di erba. Per il resto razione mista è tutto a posto. Detto questo, ragazzi, si è fatto un po' tardi. Ci vediamo nella prossima puntata, dove porteremo avanti col tempo, vedremo di ricominciare a preparare un po' di campi e ampliare in modo significativo, dato che ci sono arrivati anche molti soldi, vediamo di ampliare tutte le vacche, i maiali, insomma tutti quelli che sono gli animali. Adesso qua dobbiamo buttare dentro. Senti, mi metto qua, dopo si ha fame e si ammagna. No, va lasciata lì, Marco. Siamo qua? Sì, sì. Dopo, se hanno fame, allungano il collo e se la mangiano. Sì, ovviamente togliamo la rete però prima. Sì, sì, adesso. Perché se no poi non so cosa viene fuori di dietro. No, no, tagliamo la rete e... Siamo a posto. Vedi. Bene. Tanto questa qua è qua, tiriamo via il trattore che sennò disturba. Commentate, iscrivetevi, lasciate un bel like, ringraziamo Chong. Oh, ciao ragazzi. Marco 03. Ciao a tutti. Chris. Ciao a tutti. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.